trovare l'integrale generale della seguente equazione differenziale, y secondo più y uguale tangente di x. Anche questo è un esercizio riguardante la risoluzione di un'equazione differenziale di secondo ordine, in questo caso a coefficienti costanti, lineare, non omogenea, che va risolta come al solito, prima parte, ponendo y secondo più y uguale 0, ponendo y uguale ad esempio e elevato lambda x, con lambda a valore reale qualunque otteniamo un'equazione caratteristica del tipo lambda al quadrato più 1 uguale 0. Tante volte l'abbiamo trovata, è un'equazione di secondo grado pura che non ammette soluzioni reali ma solamente soluzioni complesse coniugate del tipo lambda uguale più o meno i, e applicando una formula di Euler, ricordandoci che la parte reale in questo caso è 0 e la parte immaginaria vale 1, otteniamo quindi che y di x segnato, quindi essendo cosen x e sen x rispettivamente due integrali linearmente indipendenti, combinandoli linearmente otteniamo che l'integrale generale dell'omogenea y di x sarà c con 1 coseno di x più c con 2 seno di x, con c con 2 che poi magari indicheremo con c con segnato o c con 2 segnato o entrambi a seconda delle nostre esigenze. C con 1 e c con 2 per adesso sono valori reali qualunque. Il membro di destra però non è del tipo e alla beta x che moltiplica p di x cos di gamma x più q di x n di gamma x, non è del tipo particolare canonico che ci consente di applicare il metodo della somiglianza o il metodo che conosciamo noi, ma è sen x su cos x, che tangente di x è sen x su cos x per la seconda relazione fondamentale della goniometria, e pertanto dobbiamo applicare uno dei due metodi, o quello di Lagrange o quello di Cauchy. Nuovamente applichiamo il metodo del nucleo risolvente di Cauchy. Ce ne stiamo, io direi, affezionando. Io personalmente lo preferisco rispetto a quello di Lagrange, però anche quello di Lagrange diciamo che è abbastanza. Questo, diciamo, trovato y con 0, abbiamo finito. Ve lo ricordo, è l'integrale. Dunque, assolutamente possiamo mettere lo 0 come valore di, vi ricordo che l'integrale tra x con 0 e x del fattore del nucleo risolvente, che è k di xt, che moltiplica f di t di t, dove vi ricordo k di xt è proprio l'espressione del nucleo risolvente. Ovviamente va detto che x deve essere diverso da pi greco mezzi più k di pi greco, con k valore intero. La formula quindi ve la riscrivo per l'ennesima volta: integrale tra x con 0 x di k xt, ecco il nostro nucleo risolvente, per il nostro nucleo risolvente, altrimenti scendiamo assurdità, f di t di t, eccolo, nucleo risolvente, non risolvente, se no sembrerebbe un po' pugliese, senza offesa per gli amici pugliesi. X con 0 non possiamo scegliere 0 perché 0 è incluso nel campo di esistenza. Andiamo a calcolarlo questo nucleo risolvente, come al solito parleremo di due determinanti, 2 per 2, vediamo. K di x, t, se non volete usare t, potete utilizzare un'altra variabile, y, z, xi, quello che volete voi. Ecco qua, nella prima riga del determinante numeratore ci sono y con 1 di t e y con 2 di t. E qui, cos t e sen t. Nella seconda riga ci sono y con 1 di x e y con 2 di x, quindi cos x e sen x. Nella prima riga del determinante del denominatore ci sono nuovamente y con 1 di t e y con 2 di t, quindi di nuovo cos t e sen t. Ma attenzione che nella seconda riga del determinante sotto ci sono le derivate prime, cioè ci sono y con 1 primo di t e y con 2 primo di t, quindi c'è un meno sen t derivata di coseno e un cos t derivata di seno. Allora, sen x cos t è semplicemente sen x cos t, non possiamo fare nulla, meno cos x sen t è un cos x sen t. Magari proviamo a scrivere meglio, va bene? Per e con meno non si possono, no? Combinare, fratto cos t per cos t è un cos quadro t, meno della regola per meno più cos quadro t più sen t per sen t è un cos quadro t più sen quadro t, che per la prima relazione fondamentale vale, lo sappiamo ormai mille volte, abbiamo detto 1. Quindi il nucleo risolvente è venuto semplicemente un sen x cos t meno cos x, qua ho sbagliato, è un sen t, ho scritto male, e quindi il nostro nucleo risolvente è uguale
molto facile anche qui. Avete un'alternativa, volete provare, esercitatevi, potete applicare il metodo della variazione delle costanti di alcuni test di Lagrange, il metodo della variazione dei parametri di Lagrange. Integrale tra 0 e x, di, al posto di k x t ci mettiamo sen x cos t meno cos x, quindi seno di t, magari scriviamo meglio, tutto che moltiplica l'f di t, che non è altro che tangente di t, che però possiamo scrivere, visto che abbiamo seno e coseno, come sen t fratto cos t dt. Allora direi di moltiplicare sciogliendo la parentesi, quindi risolverei due integrali definiti. Il primo, sen x cos t per sen t su cos t, se ne vanno cos t e cos t, vi ricordo che ovviamente x è diverso da, quindi t da p mezzi più k pi greco, abbiamo un integrale. Allora, nel primo integrale sen x può essere trovato fuori dal secondo integrale, perché comunque è costante in questo caso, sen x integrale tra 0 e x di sen t dt, meno cos x insieme al meno lo possiamo portare fuori dal seno integrale, integrale tra 0 e x di, vediamo cosa otteniamo. Otteniamo un sen t, quindi un sen quadro di t tutto fratto cos t dt. Va bene? A questo punto, quello è immediato, vi ricordo che l'integrale di sen t è meno cos t, quindi otteniamo 1. Seno di x che moltiplica meno cos t, comprendiamo tra 0 e x. Dunque qui scriverei meno cos x, allora qui farei una cosa, integrale tra 0 e x. Allora, questo lo scriverei, dunque questo lo scriverei come sen quadro, lo lascerei. Anziché scrivere cos t, farei così. Guardate, cos t è cos quadro su cos t, quindi qua scriverei cos quadro e qua cos t, ovvero cos t su cos quadro, volevo dire cos t su cos quadro è 1 su cos t, ovvero quello che non abbiamo cambiato niente, ben pratica ho moltiplicato e diviso per cos t. Ora questo lo scriviamo come sen quadro di t fratto 1 meno sen quadro t, che moltiplica proprio cos t dt. In questo modo lo potremmo svolgere per sostituzione, altrimenti si poteva fare scrivere sen quadro come 1 meno cos quadro, 1 meno cos quadro fatto cos t, però poi avevamo 1 su cos t che andava risolto, quindi conviene, si può fare così per semplificare, per accorciare un po' la risoluzione. Applichiamo il teorema fondamentale del calcolo, abbiamo che meno cos x per sen x, abbiamo meno sen x cos x, però neanche più meno un mezzo se non è 2x, ma della regola per questo meno più, il coseno di 0 è 1, quindi più sen x, meno cos x, lasciamo in stand-by questa integrale, poniamo, guardate, seno di t uguale y, perché sen t, sen quadro, qua abbiamo la derivata del seno che è proprio il coseno, quindi abbiamo che cos t dt è proprio il dy, ovvero la derivata del seno. Possiamo anche cambiare le costanti, abbiamo che quando t tende va a 0, quando t va a x, abbiamo che y è in un caso il seno di 0, quindi 0, nell'altro caso y è il seno di x, no? Pertanto abbiamo meno cos x che moltiplica l'integrale sempre fra 0, ma non x ma sen x di y al quadrato con un dato variabile fratto 1 meno y quadro, tutto in dy. E a questo punto o faccio una divisione o aggiungo e tolgo, quindi posso scrivere qui un più cos x, qui metto il meno dentro, aggiungo 1 e tolgo 1, in modo tale da avere, no? Ho messo questo meno, l'ho legato al meno y quadro e poi ho aggiunto e tolto 1, va bene?
di passaggi che dovreste conoscere se avete visto tantissimi video sugli integrali singoli, doppi di questo canale. Quindi abbiamo uguale meno sin x cos x più seno di x più coseno di x che moltiplica, aperta graffa, abbiamo l'integrale tra 0 e il seno di x di dy, cioè di 1 meno y quadro, fatto 1 meno y quadro che è 1, meno sempre l'integrale tra 0 e sen x di dy fratto 1 meno y quadro, che è un integrale che si può risolvere da parte in questo modo. Lo facciamo subito. Per chi conoscesse l'integrale immediata della sua risoluzione, lo scomponiamo in a fratto 1 meno y più b fratto 1 più y, che eguagliamo a 1 fratto 1 meno y quadro. Lo utilizziamo per semplificare, per accorciare la tecnica dei limiti. A, lo ricordo, vale il limite per y tendente a 1 di 1 fratto 1 più y, mentre b vale il limite per y che tende a meno 1 di 1 fratto 1 meno y. Calcolando questi due limiti, a, la costante a viene un mezzo, la costante b viene ancora un mezzo, no? Quindi lì mettiamo un mezzo e anche qui mettiamo un mezzo. Un mezzo lo raccolgo e lo metto quindi qui davanti. Nell'integrale di 1 fratto 1 meno y però manca il meno 1 della derivata di 1 meno y, mentre l'integrale di 1 fratto 1 più y è il logaritmo del modulo di 1 più y, quindi è già completo. Quindi abbiamo che? Scriviamo qua. Meno sen x cos x più sen x più il coseno di x che moltiplica. Allora, l'integrale tra 0 e sen x di dy è sen x meno 0, quindi è sen x. Poi abbiamo questo meno davanti, attenzione a non dimenticare, meno un mezzo, metterei, aperta quadra. Ripeto, qui verrebbe un mezzo, mezzo non c'è più, ho raccolto un mezzo, no? In un caso verrebbe un logaritmo del modulo di y più 1, di 1 più y, meno però, perché ripeto, ci sarebbe un meno da mettere fuori per completare la derivata di questo 1 meno y, quindi meno logaritmo del modulo di 1 meno y, la parentesi è chiusa, graffa. Tutto questo lo possiamo scrivere ancora come il logaritmo di modulo di y più 1 fra di 1 più y fatto 1 meno y, no? Pensate con meno un mezzo davanti, ce l'ho tutto quanto ovviamente compreso tra 0 e sin x. Quindi abbiamo che uguale meno sen x cos x più sen x cos x, che se ne va con questo, ho già moltiplicato. Poi verrebbe un meno un mezzo coseno di x, cos x per meno un mezzo. Attenzione, moltiplica il logaritmo del valore assoluto del rapporto tra 1 più y e 1 meno y, tutto comprendiamo tra 0 e il seno di x. Dunque la seconda costante messa qui viene 1 più 0 fa 1, 1 meno 0 fa 1, 1 su 1 1, modulo di 1 1, logaritmo di 1 è 0, quindi qui non c'è niente. Quindi otteniamo in definitiva che il nostro y con 0 di x, scriverò qua, vediamo chi è. Sen x meno sen x cos x e meno sen x cos x sono andate, otteniamo un seno di x meno un mezzo coseno di x che moltiplica, guardate, viene. Dunque viene il logaritmo del modulo di 1 più seno di x fratto 1 meno il seno di x. Ecco qua, e lascerei qui il modulo. Questa è y con 0, questa è y di x segnato, y di x è la somma delle due. Abbiamo finito. Y di x in definitiva, ovvero l'integrale generale richiesto, perché comunque questo ci stavano chiedendo, sarà dunque questo lo indico con c con 2 segnato, perché se la vado a sommare otterrei, guardate, c con 1 cos x meno un mezzo log del modulo di questo affare qua, quindi di 1 più sen x fratto 1 meno sen x, poi però ci avrei un c con 2 segnato sen x più sen x, ovvero più seno di x che moltiplica la somma fra c con 2 segnato e 1.
Ma c con 2 segnato più 1 rappresenta comunque una costante che possiamo indicare con c con 2. Quindi in definitiva y di x sarà c con 1 cos x più c con 2 sen x meno un mezzo. Questa è proprio la soluzione che è. Meno un mezzo cos x, logaritmo naturale del valore assoluto di 1 più sen x fratto 1 meno sen x. Eccolo qua, l'integrale generale richiesta.